Arriva la sconfitta, la prima stagionale qui a Lanco Marzio per l'Ostia Mare, che era in vantaggio 1-0 contro Rieti. Poi a ribaltare tutto ci ha pensato Dieme con una tripletta, 3-1 il finale qui a Via Amendoni. Noi siamo con il mister Greco. Buonasera, mister. Buonasera. Mister, insomma, un Ostia Mare che era partita bene col solito approccio importante, ha trovato pure il vantaggio con l'invenzione di Roberti e poi questo secondo tempo. Sì, peccato perché secondo me avevamo fatto un buon primo tempo, un bel primo tempo, eravamo riusciti ad andare in vantaggio, non ci creavano particolari difficoltà nonostante insomma, la forza della squadra. Poi ci sono stati questi 10 minuti, abbiamo visto questo 1-2 dove forse un po' più attenzione da parte nostra si poteva evitare. Però i ragazzi hanno dato tutto come sempre, hanno fatto sempre una buona partita contro una grande squadra, quindi va bene così, insomma, nel senso che è peccato per la sconfitta. E rammarico che abbiamo preso gol su situazioni dove potevamo fare un po' più di attenzione. Mister, anche a Rieti, dopo l'1-1 del primo tempo, c'è stata questa ripresa, questi 25 minuti della ripresa, una sorta di blackout bianco-viola. Anche in questa occasione un inizio di ripresa che non è stato dei migliori, insomma. Ma sai, è stato quei 10 minuti che non abbiamo avuto neanche il tempo di reagire, perché nonostante tutto ci aspettavamo una reazione chiaramente del Rieti. Però il primo gol sul palla inattiva, il secondo sulla situazione forse dovevamo gestire meglio la palla o comunque quell'1-2 ci ha un po' tagliato le gambe, sinceramente. Poi abbiamo provato a creare, ma loro hanno giocatori insomma, importanti, esperti, che hanno gestito la partita, ecco. Mister, adesso l'Arzachena, prossimo avversario qui a Lanco Marzio. Naturalmente il desiderio è quello di ripartire con un risultato positivo. Ma sicuramente, lavoreremo come sempre questa settimana per farci trovare pronti contro un'altra grande squadra che sta lottando anche lei per la vittoria del campionato e sarà un'altra battaglia, un'altra partita difficile. Grazie mister e in bocca al lupo per la prossima. Siamo Grazie. con Riccardo Martorelli, ex difensore del Rieti, capitano nella stagione 2015-2016 e oggi ex del match. Insomma, Riccardo, una gara speciale per te, peccato non averla coronata con un successo importante per l'Ostia Mare. Sì, il rammarico è grande perché in settimana l'avevamo preparata bene e al primo tempo siamo riusciti a sfruttare una disattenzione difensiva del Rieti e l'abbiamo capitalizzata. Primo tempo bello da parte nostra, e accorti difensivamente, aggressivi sulle seconde palle. Purtroppo il secondo tempo siamo entrati un po' mosci e diciamo in 6-7 minuti c'è stato un blackout e abbiamo perso le marcature in aria e sono riusciti ad andare in vantaggio. Ostia Mare che la partita, come hai detto te, molto molto bene, con un approccio come sempre spigliato e determinato, soprattutto qui a Lanco Marzio dove ha ottenuto 7 vittorie e 3 pareggi, prima di questa che è appunto la prima sconfitta stagionale qui a Via Amendoni per i biancoviola. Cosa è mancato nella ripresa? Allora, sì, come ben detto te, la prima sconfitta in casa arriva a metà febbraio, ciò vuol dire che abbiamo grandi potenzialità, purtroppo non siamo riusciti ad esprimerle nel secondo tempo, forse un atteggiamento un po' remissivo e comunque c'è stata anche la bravura degli avversari. Come sappiamo si giocano un campionato, hanno alzato i ritmi, hanno alzato il baricentro e ci hanno messo lì. Adesso il prossimo impegno, come parlavamo appunto con il mister, è l'Arzachena, altra big del girone che oggi ha vinto all'ultimi secondi per 2-1 contro il Monterosi, una Sì, gara domenica difficile. un'altra gara delicata, difficile. Chiaramente ricominceremo da martedì rimboccandoci le maniche come sempre e cercheremo di riscattarci il prima possibile, insomma. Grazie e in bocca al lupo per la Grazie sfida a con voi. l'Arzachena. Grazie.